my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati dal Basapolli Nazionale. Oggi, come potete vedere, è una bellissima giornata soleggiata, quindi cosa fare? Perché non andare in moto? Però oggi si cambia perché da oggi è iniziare un nuovo format. Vi porterò un nuovo format che sarà quello di andare a scoprire le piste per ora nella regione Lazio, sia di motocross sia di motard, che magari chi lo sa se ci potrà essere occasione anche di moto sportive carenate. E oggi iniziamo con il motocross, in particolare sul circuito di Malagrotta MX Track, per chi volesse andarla a vedere su Instagram. Stiamo aspettando il nostro caro amico Andrea, che ci viene a prendere col furgone. Il carrello oggi non mi va di prenderlo, quindi andiamo beatamente con il furgone, anche perché ragazzi, è bello, è una bellissima giornata, ma pizzica un pochetto. Infatti ci stanno all'incirca 5 gradi, quindi non proprio caldissimo. Quindi meglio cambiarsi dentro al furgone, stare al calduccio, eccetera, eccetera. Ora completiamo le ultime cose, quindi devo andare a controllare la pressione delle gomme della moto, la pressione delle forcelle delle moto, perché io ho le forcelle ad aria. Poi si inizierà a caricare e ci vediamo direttamente a Malagrotta. Allora, iniziamo dalla forcella, che ecco, meno male che il compressore ha finito, che la pressione deve stare intorno agli 8 bar, essendo la mia una forcella preparata. Quindi adesso mettiamo 8 bar e per la forcella siamo ok. E poi con il manometro andiamo a controllare la pressione delle gomme, che si deve agitare intorno al bar, quindi un bar solo. Per la motocross la pressione è abbastanza bassa per attutire le buche, o comunque per avere un po' più di grip. Allora ragazzi, eccoci arrivati finalmente a Malagrotta. Ora vi faccio vedere bene passo passo il circuito. Allora, la partenza sarebbe laggiù. Si parte là, si fa questo curva chicane sinistra destra per poi andare giù. Allora, il tracciato è stato modificato circa un mesetto fa e era sempre rimasto così. Ora l'hanno cambiato quasi totalmente. E giù la parte sotto c'è tutto il pezzo del sabbione, quindi la parte sotto è tutta di sabbia, mentre tutta la parte sopra è di terra misto sabbia. Comunque adesso, ora che entriamo in pista, vi faccio vedere bene come è fatta. Pista abbastanza tecnica, con tanti salti e molti panettoni. Non tutte le piste hanno questo privilegio. Oggi veramente una pista bellissima, spianata e fatta veramente a puntino. Vedo l'ora di entrare, adesso ci andiamo a cambiare e poi ci vediamo direttamente in pista. Poi c'ho sempre... Oh, eccoci qua, va! Finalmente siamo entrati. Vediamo com'è il tracciato. Mamma mia, raga, che freddo! Oh,
qui si va al pezzo del sabbione, vedete che discesona, sicuramente la GoPro non renderà, ma è bella, bella ripida. Siamo con calma, ci riscaldiamo bene bene, raga, perché il riscaldamento è fondamentale, se no i muscoli qua te li giochi subito. Oh, tanti bei canalini. Bella, oggi veramente pista da paura, raga. Giretti e poi si parte alla grande, eh. Tanto, ma comunque è abbastanza impegnativo, eh.
ragazzi, anche per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Vi porterò tante tante piste. Spero che questo format vi possa piacere, soprattutto nel mondo del motocross. Sono molto contento che comunque abbia preso piede questa cosa, perché me l'avete chiesto veramente in tanti. Noi come sempre, ragazzi, ci vediamo un prossimo video. Mi raccomando, qui sotto in descrizione tutti i link dei social. Ricordatevi di seguirmi sia su Instagram Vasa_93 e soprattutto di iscrivervi al canale. Un saluto a tutti dal Vasapolinazionale, al prossimo video. Ciao!